Se parte qui, ci siamo. Oh, con calma, non c'è fretta. Che non parte. Come vado, Lele? Ci siamo. Buongiorno. Alleluia, mi viene. Alleluia. Alleluia, mi viene da dire. Abbiamo avuto qualche piccolo. Ma proprio giusto 20 minuti. Che era anni che non succedeva. Con Lele. È così, la diretta è così. Buongiorno. Cioè, buongiorno. Portarci la benedizione. Invece... Ci benedica. Non ho ancora iniziato. È simpaticissimo. Sì, è fantastico. Donna Lele Corti, parroco di Montelupino e Sagnino, responsabile della comunità pastorale che comprende anche Ponte Chiasso. Quindi tu hai preso il posto di Don Fabio. No, Don Fabio ha collaborato in realtà, come è stato mio vicario per 7 anni. Quindi tre sono le chiese? Tre sono le parrocchie che ora lavorano un po' più strettamente insieme, allora, sì. È una comunità pastorale. Riesce, ce la fa. Salutiamo intanto... ci proviamo. Salutiamo intanto anche i bimbi della scuola che ci stanno guardando sul maxi schermo di Monte Olimpino, che ci stanno guardando. A reti unificate, anche all'estero ci stanno guardando in questo momento. Vogliamo salutare. Salutiamo anche gli amici di New York, che stanno tutti i bambini. Salutiamo la maestra Melanie. Salutiamo Ada, loro sono, ecco, con la tecnologia sono molto bravi. Abbiamo qui la coordinatrice delle canossiane di Monte Olimpino, Carmen De Sarno. Buongiorno Carmen. Abbiamo messo nel titolo i dolci pensieri dei bimbi di Monte Olimpino. È stata una bellissima iniziativa quella che avete fatto come canossiani appunto di Monte Olimpino. Spiegacela velocemente, certo. La inseriamo nel contesto di questa che è la settimana della giornata. Esatto. Biscotti che ci avete portato tra l'altro. No, sono tutti. Ieri era il 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza. La gentilezza noi l'abbiamo sempre intesa con i bambini come un superpotere, quindi con i bambini giochiamo sempre sulla magia, sul fatto di avere i superpoteri, comunque i supereroi sono i loro... i loro miti, e quindi la gentilezza per noi è il nostro superpotere. Abbiamo pensato come poter fare arrivare la gentilezza, che è un bene che si fa in modo gratuito ed è alla portata sia di grandi che di piccoli, di portare un gesto gentile, quindi dei biscotti fatti dai bambini, dai più piccoli, quindi dai miei bambini, ai più anziani, quindi gli anziani soli però del nostro quartiere. Quindi li avete portati a Monte Olimpino, agli Monte Olimpino. Anziani, esatto. Di Monte Olimpino. Quelli soli, quelli che abitano soli, siamo usciti ieri pomeriggio. È carina questa, molto bello. Abbiamo suonato alle porte ed è stato bellissimo. Ma è stato qualcuno non vi ha aperto? Tutti ci hanno aperto. Sono stati carinissimi. Molto, molto bello. Anche l'emozione. Allora, ecco, a proposito, facciamo vedere l'emozione dei bambini, sono oscurati, quindi li faccio vedere, possiamo anche far vedere. Sì, eccoli. Ecco, questi sono alcuni dei momenti di ieri con i bimbi che hanno suonato alle case, ecco lo vedete, alle case degli anziani di Monte Olimpino e hanno consegnato loro questi biscotti fatti da loro. Un bellissimo, emozionante, gesto dei piccoli, e vedo anche l'emozione degli anziani. Infatti la reazione che hanno abbracciato. Com'è stata, Carmen? Allora, alcuni sono stati proprio felici, altri si sono commossi, quindi abbiamo proprio, c'è stata commozione, ma è stato bello perché è stato un bene per entrambi, sia per chi l'ha ricevuto ma chi l'ha dato, proprio perché lo diciamo sempre ai bambini, la gentilezza è disinteressata, altrimenti è manipolazione. Una bellissima iniziativa questa, complimenti. Grazie. Tutta la settimana comunque parleremo di gentilezza con i bambini, abbiamo deciso di farla tutta la settimana, quindi venerdì faremo una parata della gentilezza, distribuiremo il nostro manifesto La Gentilezza un po' in giro, per culminare poi la settimana col nostro open day che sarà sabato mattina. Mi raccomando bambini, siate gentili anche a casa con i vostri genitori. Anche con il dono. Anche con il dono. Allora, no, non dimenticare, avvicinati leggermente al microfono. No, dico, ma bella questa iniziativa che immagino tu hai supportato subito. Bella davvero, anche perché, come giustamente dice Carmen, poi dopo sono loro quelli che poi alla fine dovranno diventare anche i ricettori e portare successivamente anche questi bei messaggi, no? Penso sempre c'è più gioia nel dare che nel ricevere, ci dice la Bibbia, e questa è un'esperienza che lo sin da piccoli i bambini possono fare. E poi il bene genera bene, no? Genera bene dentro di loro, e quindi poi arriva anche ai genitori, arriva anche alla comunità cristiana intera, e genera bene anche negli anziani, no? Perché saranno 5-10 minuti, ma
sicuramente la sera prima di andare a letto. Che bella emozione, no, per... no, vabbè, che bella emozione per grandiosa. Loro, veramente, sì. Cioè, ecco, sono quelle cose che poi magari non ti aspetti, fanno vibrare, e fanno, ecco, bravo, le good vibes, ecco, sì, esatto. sì. Non, con l'inglese, sì, non, sì. Carne, no, non siamo... Non lasciamo stare, stiamo studiando l'inglese. Stiamo ancora studiando, siamo come i tuoi bimbi. Abbiamo qualche problema. Tu ti sei avventurato, fatti vabbè, voi. Okay, no, bella, 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 Lele. Allora, un bel messaggio che arriva a tutta la comunità, che tu poi rappresenti, perché quanti parrocchiani hai? Allora, diciamo Sanino, Montevintino, Montechiasso, abbiamo circa 12.000 abitanti. È un quartiere sono bello tanti. Popoloso. Quindi vuol dire 12.000 WhatsApp, 12.000 chiamate, 12.000, sì, 12.000 gruppi. 12.000 gruppi. Due ore ogni giorno per rispondere, difficilissimo, però vabbè, questo si fa con gioia, sì. Si fa con amore, sicuramente passa più in fretta. Bellissimi questi gesti, molti lo stanno apprezzando, che vi salutano i nostri ascoltatori. Sandra, Simona, buongiorno. Gabriele, che dice una bellissima iniziativa. Rodolfo, buongiorno a te. Fiona, buongiorno. Ecco, l'idea è stata vostra, giusto, l'idea, Carmen? L'idea è stata nostra, è partita dai bambini. Perché comunque ho chiesto ai bambini che cosa potevamo fare, e loro giustamente non hanno i soldini perché sono bambini, mi hanno detto dedichiamo il nostro tempo, e il loro tempo è preparare qualcosa con le loro mani. Tra l'altro ho preparato anche da loro. Sì, l'abbiamo fatto ieri mattina, un dolcino semplice, pasta a soglia, certo. Zucchero. Ma che bello sarebbe stato assaggiarli. Vabbè. Ma non voglio fartela pesare. Le abbiamo finiti tutti, anche perché avevamo preparato un po' di più. Quanti ne avete fa? Anche Maria Grazia, vedo che sono tanti i nostri amici che anche sul web stanno giustamente apprezzando una bellissima iniziativa che oggi stiamo presentando, grazie a Carmen e a Donna Lele, che è qua con noi, per spiegare appunto che cosa hanno fatto ieri per questa giornata. Prego. Ne abbiamo fatti due di teglie, ma ne abbiamo preparati di più, volevamo mangiarli il pomeriggio, ma mentre tornavamo all'asilo ieri abbiamo incontrato diverse nonnine che non erano in programma, ma anche questa è giusto, che era il nostro momento di gentilezza, era per chiunque, quindi andava bene anche per queste nonnine che erano in giro a fare la spesa, anche perché, come dico sempre ai miei bambini, l'educazione, la gentilezza alla fine deve essere qualcosa di più, non può essere solo cortesia, altrimenti è fine a se stessa. Quindi questo quid in più è donare il proprio gesto, tempo. Carmen, concreto, sì. Concretissimo, ecco, questo è importante, che tu, i bimbi, tutte le insegnanti, insomma il corpo docente appunto del Canossiano di Monte Olimpino, avete voluto fare. Oggi l'abbiamo voluto raccontare proprio all'interno di questa settimana della gentilezza, ne abbiamo presentata anche sabato, anche a Cernobbio ieri, una bella iniziativa, insomma, ecco, soprattutto con i più piccoli, perché effettivamente la speranza è che poi ci sia un seme che germogli. Esattamente. Gesto semplice ma inaspettato. Esatto, alla fine la gentilezza e la semplicità sono le cose che fanno sempre bene, alla fine le cose troppo elaborate sono un po' fine a se stesse, invece queste sono quei momenti che rimangono soprattutto nei grandi, ma penso di aver seminato insieme alle mie colleghe un seme anche nei piccolini. E adesso mercoledì, giovedì e venerdì cosa si farà? Per allora, la settimana della gentilezza? Fate dei biscotti, ce li portate. Questo lo possiamo rifare, non ci sono assolutamente problemi. Faremo comunque delle iniziative, dei giochi motori, in modo tale che i bambini attraverso il gioco possano imparare che cosa sia la cortesia e la gentilezza, sì. E poi faremo il corteo venerdì. Ah, corteo, faremo che bello! Un piccolo corteo venerdì. Nel frattempo, Carmen, ne approfitto, scusami se ti trovo, perché con Francesco facciamo rivedere le bellissime, direi toccanti immagini di ieri, dei bambini con gli anziani del quartiere di Monte Olimpino. Guardate che emozione! Soprattutto nel volto degli anziani, la gioia dei bimbi che hanno voluto condividere questa bellissima iniziativa, hanno suonato le porte e hanno portato i dolci e i biscotti realizzati da loro. Questa è gentilezza, questo è anche grande affetto, amorevole da parte dei nonni, vedete, sì, emozionatissimi, sì, sì, sì. In casa, emozionatissimi bello. Per questa cosa qua. Non era neanche scontato con quello che si sente oggi giorno, no, potevo brava, anche non brava, aprirmi. Brava. Invece sono se avessi suonato io non mi aprivano sicuro, te lo dico io. Suoni tu, chiaro che ti apro. Ma venerdì il corteo, hai detto? Venerdì faremo un piccolo corteo, cioè, sempre. Giro per Monte Olimpino. Esatto, abbiamo il nostro manifesto della gentilezza e lo consegneremo sempre per seminare. È solo il nostro modo di seminare. Se seminare, esatto. Lasciare un bellissimo segnale.
Sua Santità, Don l'importante Lenny. È che più di tu adesso, certo. Dopo queste parole, no, sono contento che sei venuto, però sì. Anche tu vedo che sei un po' nello spirito. Siamo suoi discepoli. Ti è piaciuto questo impatto sì, radio? Mi è piaciuto, ti è piaciuto? Prima, ecco, ok. Non ci scomunica, non ci scomunica. No, non mi scomunico assolutamente. Benissimo. Ma mi vede? Grazie per il servizio che io quasi ogni domenica sono messa, eh? Certo. Ma la verità è il quasi che bisogna quasi ci sto lavorando. Quasi che... Ecco, non mi piaceva pensare che beh, è una giornata, ma che diventa una settimana e che è chiamata a diventare un anno, no? Cioè non è da rinchiudere in alcuni periodi questo atteggiamento, questa attenzione agli altri attraverso la gentilezza, ma essere un segno che possa davvero espandersi in tutto il tempo che viviamo, in ogni gesto, in ogni parola, in tutto ciò che si fa. Ma è bello avere qui anche dei religiosi come Don Lele, come sì. Don Fabio, per questi segnali estremamente belli e positivi, anche e soprattutto nel mondo giovanile, Don Lele, perché certo. Poi diciamocela tutta, il problema è questo, che magari tanti giovani poi iniziano bene e dopo si perdono. Quindi credo che bisogna sempre trovare quel bene, quel buono che c'è dentro ogni persona, certo, e dar valore a quello e a partire da quello poter costruire, insomma. Non è impossibile. Non impossibile, benissimo. Chi semina amore raccoglie gentilezza. Sì, sono i messaggi che arrivano. Esatto, Andreina, buongiorno a te. Poi un saluto anche a Gabriela, a Maria, Monir, Maria Grazia. Sono tantissimi quelli che vi stanno salutando e vi fanno i complimenti perché, ripeto, è una cosa bella, non scontata. Bravi. Saluta i tuoi bambini che ti stanno guardando, anche le tue colleghe. Sì, certo, saluto le mie colleghe, maestra Melanie, maestra Monica, la maestra Sabrina, super Ada che ci aiuta sempre. E saluto tutti i miei bimbi, adesso la maestra Carmen torna, bimbi. Canossiane di Montelupino. Adesso la maestra Carmen torna. Ecco. Non la teniamo qua, la facciamo venire via. No. La facciamo partire, bimbi. Intanto un saluto a voi, un grazie. Saluto a tutta appunto le canossiane. Grazie a voi di averci invitato stamattina. È stato bello. Perché nella spontaneità, anche nella semplicità, Carmen, perché è una cosa simpatica e soprattutto semplice, però bellissima. Quella cosa che ci tengo è che il nostro è un quartiere e un po' negli anni questa cosa si è persa di collaborare con gli enti, tra cui la comunità, questo sempre, la parrocchia, ma proprio anche le persone che vivono il nostro quartiere, i bambini vivono il quartiere ed è giusto che... giriamo. Complimenti, davvero complimenti. Bravi, bravi. Anche a Don Lele. Grazie, alla prossima. Grazie, davvero, ciao, bambini. Ti aspettiamo. Ogni 15 giorni ci vediamo. No, non creiamo già l'appuntamento, magari. Grazie a tutti per averci seguito. Allora, settimana della gentilezza, vi abbiamo raccontato questo bellissimo gesto dei bimbi delle canossiane di Monte Olimpino. Evviva, grazie.